Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese, perché oggi è uscito il Lost Chapter di Shelke con rework e ottenimento del livello 90 per due personaggi in particolare, ovvero Shelke e Lulu. Addirittura Lulu addirittura prende la sua nuova arma LED, che ovviamente andremo a tentare di pullare questa mattina, o per meglio dire adesso, con i ticket che abbiamo farmato fortunatamente da Bahamut. Quindi andiamo subito nella zona del banner, dove appunto abbiamo, eccola qua, dove abbiamo appunto la LED di Lulu con l'alieno di Final Fantasy 8, che rappresenta per l'appunto la sua LED, e poi ovviamente la BT di Prish, che può essere trovata all'interno del banner, la LED di Shelke, dato che appunto è la protagonista tra virgolette di questo Lost Chapter, e poi Fujin, che va a completare il banner soltanto però con la sua arma EX. Allora, abbiamo 400 ticket precisi, io ne tenterei 50 ticket come sempre, non voglio andare troppo oltre, poi magari stasera in live possiamo continuare a buttare qualche cosina nel caso se non dovessimo effettivamente trovare niente, sempre con il solito metodo delle sub, quindi vi ricordo che ogni sub mi farà pullare sul banner in questione, per cui dipende sia da me ma dipende soprattutto da chi mi vuole effettivamente seguire e chi mi vuole effettivamente supportare. Vi ricordo che trovate tutti i link sotto in descrizione, sia Discord, Twitch, Instagram e tutti quanti i miei social, dove appunto potete stare in contatto con me. Detto ciò, io direi di andare direttamente con i ticket da 10, facciamo il nostro metodo e vediamo che cosa succede. Ecco, già partiamo malissimo, oserei dire. Un'orba azzurra così è sempre... sempre dubbiosa in realtà. Lulu, devo essere onesto, non mi ha fatto impazzire fondamentalmente per quanto riguarda la sua LED. È un LED che però possiede tanti hit HP. Buono, mi piace la orb dorata. Io credo che comunque il gioco con l'introduzione di Prish stia accogliendo la mia idea, perché anche la LED di Lulu presenta poche hit bravery ma tanti dump HP, che è esattamente ciò che serve per sfruttare l'effetto di Lulu, ovvero scusatemi, l'effetto di Prish, ovvero aumentare le hit bravery, che di base sono poche, per poi successivamente permettere di fare più danni. Quindi ecco, Lulu per esempio sta iniziando a rappresentare questi nuovi attacchi di cui stavo parlando la scorsa volta in live, ovvero ridurre le hit bravery per incrementare i dump degli attacchi HP, che appunto sfrutterebbero molto di più l'effetto di Prish piuttosto che magari sfruttare l'effetto di Snow, se non si riesce ad effettuare un buon quantitativo effettivamente di danni HP. Tra l'altro questi ticket stanno andando decisamente male, ma ovviamente va bene così, perché mi dispiace semplicemente per il fatto che mi stiano uscendo praticamente tutte armi di Shelke. Ultimi 10 ticket, vediamo se niente. Gli ultimi 10 ticket, l'unica orb dorata che abbiamo avuto è stata una X. Lulu, per il resto nada.
i nostri 50 ticket non hanno funzionato. No, purtroppo i nostri 50 ticket non hanno funzionato. Va bene così. Ci abbiamo provato, abbiamo tentato la LD. Va bene, facciamo una cosa, vai. Vi regalo gli ultimi 10 e stasera spero che qualcuno mi debba una sub. Ci ho provato così un po' a distrazione del gioco, sperando che magari lo riuscissi a colpire così alle spalle in maniera improvvisa. Invece no, il gioco era attento e ha visto il mio attacco all'improvviso. E no, non ce l'abbiamo fatta. Va bene così. Ok, detto ciò, ragazzi, io vi aspetto questa sera, ovviamente, sul mio profilo Twitch. Se ovviamente volete passare, siete i benvenuti. Chissà, magari riusciamo a trovare l'LD di Lulu insieme e a provarla in campo per vedere effettivamente come sia migliorata. Shelke la possiedo già, quindi avrò modo comunque di poterla testare sul campo, avrò modo di poterla un attimo inquadrare dal punto di vista del gioco, dato che comunque le sono state aggiunte un paio di cose abbastanza carucce, e poi ovviamente avere la possibilità di vedere come sono migliorati gli altri personaggi. Detto questo, ovviamente io vi ringrazio per essere stati con me, spero che i vostri pull siano stati decisamente più fortunati. Fatemi sapere se avete pullato Lulu e se, qualora l'abbiate trovata, come vi sta sembrando all'interno del gioco. Io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!